Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. A questo mondo non si può mai stare in pace. Eravamo sul far della sera, ho detto, va, adesso mi metto a guardare i telegiornali. Ma che? Mi arrivano delle notizie da Forza Nuova, perché Forza Nuova mi chiede di rettificare quanto io ho detto nel video intitolato Cécile Kyenge e le banane. Beh, io quando ho fatto quel video ho sventolato il giornale dove c'era la notizia, va bene? Però Forza Nuova mi dice che quelle notizie apparse sui giornali, in televisione, sono sbagliate e poi sono state rettificate. Io non c'ho nulla in contrario a fare questo video e a dire che Forza Nuova non c'entra niente con quella banana lanciata a Cécile Kyenge. Allora, però io ho detto, ma sentite, ditemi qualcosa pure sui manichini insanguinati, no? E loro mi hanno dato la risposta sui manichini insanguinati, per cui troverete tutte le notizie le troverete nel riassunto a questo video. Con questo video io dico pubblicamente che Forza Nuova risulta estranea a quel lancio di banana contro Cécile Kyenge. E dico pure pubblicamente, e lo troverete nel riassunto, che Forza Nuova ha dato pure una spiegazione del perché ci fossero i manichini insanguinati. Trovate le spiegazioni nel riassunto a questo video, ok? Credo di aver fatto il mio dovere, perché io sono abituato a fare il mio dovere, io sono l'autore di questa opera storico-mitologica, e quando uno scrive un'opera storico-mitologica come questa è una persona che fa il proprio dovere. Poi vedete, ci sono tanti altri libri qua, tanti altri libri ci sono. Poi io sono partner ufficiale di YouTube e di Dailymotion, quindi devo fare per forza il mio dovere. Ora però devo dire qualche parolina relativamente alla questione dei neri e degli extracomunitari. Lo devo dire per forza, perché tra l'altro nel riassunto di questo video troverete il mio celeberrimo video intitolato Occidente de Faux, che è di 3 anni e mezzo, 4 anni fa, Occidente de Faux, dove dico che ormai l'Occidente ha concluso la sua parabola ed è in situazione di declino. Ora è chiaro che se l'Occidente è in una situazione di declino, ed è in una situazione di declino, e perché si trovi in una situazione di declino, l'ho spiegato nello stesso video Occidente Default, che trovate come link nel riassunto a questo video, è chiaro che ci sarà sempre meno posto per gli extracomunitari e per i neri. È chiaro, ma lo capiscono da soli. Io so che c'è già l'esodo delle badanti. Quante badanti che stanno tornando all'est. E anche gli extracomunitari, uomini, ma anche i neri, ci vengono di meno qua. Adesso quelli che stanno arrivando sembra che non vengano qua da noi per lavorare, ma sembra che fuggano dalle guerre. Cioè non è più una immigrazione in Italia da parte di persone che vengono qua per lavorare. Si tratta di profughi politici, scappano dalle guerre. Una cosa è certa comunque, siccome il Default riguarda non solo la Grecia e l'Italia, ma riguarda tutta l'Europa, e quindi guardate il mio video intitolato Occidente Default, è chiaro che dovranno essere regolamentati i flussi migratori, perché se c'è la crisi per noi, è chiaro che diminuiscono i posti pure per gli stranieri. È la legge dell'offerta e della domanda, cari amici, non si scappa. Certo però Forza Nuova deve riflettere sul fatto che quando non ci saranno più, o saranno molto di meno, verranno regolamentati i flussi per forza, nessun governo può andare avanti con tutti i disoccupati che abbiamo in Italia e in Europa, non ce la fa più, nessun governo, sarà costretto, qualsiasi governo di destra o di sinistra, non solo in Italia ma in tutta Europa, dovranno essere fortemente regolamentati i flussi migratori. Siamo in default, c'è il mio video di 3 anni e mezzo fa, Occidente default, dobbiamo porci il problema, chi è che farà in Italia, farà il mestiere di badante, la badante, il badante. E una volta questo mestiere ce lo facevamo in proprio. Io quando sono nato non c'era neanche una badante straniera, neanche una ce n'era. Poi c'è la questione anche dei mungitori. E io qua, dove vivo io, nella pianura padana, è tutto pieno di mungitori cingalesi. Però quando sono nato io, dei mungitori cingalesi non ce n'era manco uno nella Valle Padana.
I miei nonni, tutti i parenti facevano loro stessi i mungitori. Dice, ci sono le mungitrici elettriche. E vabbè, ma pure per usare le mungitrici elettriche bisogna entrare nella stalla alle 4 o alle 5 del mattino, in mezzo alle dame, anche per usare le mungitrici elettriche. Non è che la mungitrice elettrica il lavoro le fa da soli, bisogna attivarla la mungitrice elettrica, bisogna metterla sotto le mammelle delle mucche, bisogna stare lì seduti sullo sgabello dove c'è il letame. E poi chi è che va a raccogliere? Una volta ai miei tempi le arance, i pomodori, le olive le raccoglievamo noi italiani. Non ce n'era manco uno dei neri ai miei tempi, ma neanche uno ce n'era. Verranno regolamentati i flussi migratori, ma si dovrà tornare alle antiche sane abitudini di far da sé, perché dice il proverbio: chi fa da sé fa per tre. Dovremmo tornare alle sane abitudini del passato, far da sbadanti, mungitori, raccoglitori di olive, raccoglitori di pomodori, raccoglitori di arance, eccetera, eccetera, eccetera. È una riflessione che si deve fare tutti e che devono fare pure i giovani di Forza Nuova. Vabbè, cari amici, qua mi fermo. Mi avete fatto perdere la serata, mi avete fatto perdere, senti, non voglio, non ce l'ho con nessuno, ma mi avete fatto perdere la serata. Comunque ho fatto il mio dovere, perché chi ha scritto un'opera come questa è abituato a fare il proprio dovere. Ok, cari amici? Ok, siamo a posto, amici di Forza Nuova? Siamo a posto così? Va bene, cari amici. Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.